È tutto pronto per la festa della pipa di Cagli, l'evento dedicato agli appassionati del settore e non solo, con la pipa simbolo del saper fare artigiano, protagonisti i mastri pipai che con sapienza creano oggetti unici frutto di passione e conoscenza nella lavorazione artigianale della radica, unendo ricerca, design e tradizione. Edizione 2023 della Festa della Pipa si terrà dal 19 al 21 maggio ed è completamente rinnovata nella sua formula grazie alla sinergia tra Pipa Club Italia, Amministrazione Comunale, Regione Marche e Confartigianato Ancona Pesaro Urbino. L'evento vuole valorizzare Cagli e l'intero territorio con la presenza delle imprese della produzione pipaia, delle eccellenze dell'artigianato artistico, della Via Maestra e dell'enogastronomia. 23esima edizione, domani la prima giornata dedicata soprattutto a, diciamo, a chi è del settore, quindi con un incontro tecnico, prettamente tecnico, al quale poi seguirà nella serata anche un paio di eventi enogastronomici per cominciare a scaldare un pochino l'ambiente e per accogliere i master pipai e gli artigiani che vengono a Cagli in questi giorni. Per questo abbiamo coinvolto la scuola alberghiera Istituto di Cagli con sede distaccata a Piobbico e, come sapete, la festa della pipa parte dal fatto che a Cagli c'è un artigiano da circa 23 anni, si è impegnato in questo, insomma, a organizzare questa festa. È un artigiano di Cagli, appunto, Bruto Sordini, in arte Don Carlos, e che tanti anni fa ha dato il là insieme alle amministrazioni del tempo a questa bellissima iniziativa. Quest'anno siamo arricchiti dalla presenza costante e di grande impegno da parte del Pipa Club Italia, in primis col suo presidente Jenny Magritte. E l'evento proseguirà sabato con l'apertura degli stand. Sabato entriamo nel vivo, ci sarà l'inaugurazione attorno alle 11 del mattino. Tanti stand, quest'anno ci siamo voluti abbinare ancora di più al discorso dell'artigianato, quindi presente anche la Confartigianato, presente insomma tanti artigiani. Ci siamo voluti abbinare anche a Slow Food, che crediamo sia insomma il partner ideale per quello che riguarda l'esaltazione di un certo tipo, di una certa cultura. Domenica sarà ancora possibile visitare gli stand, ma sarà anche il giorno della gara. Esattissimo, domenica gara di Lento Fumo, anche questa è una tradizione che ormai si ripete da tanti anni. Direi da vedere, anche se non si può insomma assistere, però respirare l'aria intorno è bellissimo, perché insomma questa gara dove loro praticamente hanno un tot minimo di tabacco e devono così consumarlo, però cercando di tenere accesa questa pipa il più tempo possibile. Passiamo oltre le 2 ore, insomma adesso il record non me lo ricordo, ma sono momenti bellissimi e particolari, dove si capisce tutta la loro filosofia, che è una filosofia poi di vita. In caso di maltempo l'evento si svolgerà ugualmente? Certamente, noi negli anni passati abbiamo sempre insomma preferito l'abbinamento con i nostri palazzi storici. Quest'anno siamo voluti scendere nelle vie di Cagli del centro storico, quindi l'idea principale, diciamo il piano A, sono con gli espositori fuori nel centro storico. Se poi insomma il maltempo dovesse prevalere, allora è pronto il piano B per accogliere anche chi ci verrà a trovare, e quindi nei nostri bellissimi palazzi occuperemo i nostri palazzi, quindi la festa, la gara e tutto quello che insomma abbiamo preparato sarà sempre garantito. Vi invitiamo a venire a Cagli già da domani per partecipare e tuffarsi in un mondo particolare. Venite, perché passerete delle ore o passerete delle giornate, chi avrà la voglia di fermarsi anche durante la notte, diverse ma di grande recupero insomma della serenità, della tranquillità e del benessere.